Wanna move my feet, wanna drop my wine. Ebbene sì signori, a grande richiesta andiamo ad indagare che cosa contiene il mio nuovissimo kit tecnologico. Mi raccomando, per supportare questa tipologia di video vi invito fin da subito a lasciare un bel mi piace qui sotto e soprattutto ricordatevi di iscrivervi accendendo anche la campanella. Passiamo allora al tavolo per andare a visionare più nel dettaglio, più da vicino, quello che è questo kit che appunto ho selezionato accuratamente. Vedete, questo è un case rigido, molto minimal, molto compatto di Ugreen. Mi piace molto perché sta veramente in qualsiasi zaino, in qualsiasi trolley, molto ben protettivo di quello che ci sta all'interno, anche se magari potrebbe essere fragile, quindi veramente premiatissimo. Poi minimal, così un po' particolare nelle forme, mi piace moltissimo. Carina la maniglia che ci permette sì di appenderlo, eventualmente trasportarlo, però magari un po' scomoda quando andiamo ad aprire, perché vedete ci possiamo trovare con un impedimento un po' fastidioso, che però può essere anche una sicurezza aggiuntiva. Qui sopra nella parte superiore vedete c'è un piccolo moschettone che lo può rendere diciamo appendibile un po' dove preferite. Interrompo un secondo le trasmissioni per parlarvi di quello che è un piccolo trucchetto, visto che di fatto questo kit è pensato principalmente per andare in viaggio. Sono sicuro che molti di voi come me utilizzano in modo un po' sportivo quelle che sono le reti wifi disponibili in ristoranti, hotel, bar, aeroporti, mettendo pesantemente a rischio la propria sicurezza e soprattutto quella dei propri dati. È per questo che vi parlo di NordVPN, nonché lo sponsor di questo video. Stiamo parlando di un servizio di anonimizzazione perfetto per evitarvi tutta questa tipologia di problemi. Con il link che vi lascio qui sotto in descrizione e con il promo code 8CLIMAN avete la possibilità di risparmiare il 75% sul pacchetto triennale e addirittura avete un mese gratuito. Di fatto ve lo portate a casa con meno di 3 euro al mese, devo dire che è un'offerta veramente imperdibile. La parte bella è che esiste l'applicazione per il vostro smartphone, l'app da scaricare sul vostro computer, ma anche una comoda estensione per Google Chrome, ottima per diventare anonimi con un semplice click. Insomma, link qui sotto in descrizione, promo code 8CLIMAN e noi torniamo subito al video. Vedete già dalla prima apertura, capite che è molto modulare, abbiamo nella parte superiore una tasca con tanto di zip e retina, una pattellina di divisione semirigida veramente comoda con delle taschine che ci permettono comunque anche di vedere all'interno perché hanno anche loro una retina trasparente, semitrasparente, e poi una tasca più libera, diciamo che è tutta la parte posteriore del case che ci permette di organizzare le cose in modo un pochino più random. Andiamo con ordine e capiamo quali sono i veri accessori principali di tutta questa dotazione. Sicuramente la scelta è ricaduta su un DJI Osmo Pocket Overpower, vedete che l'ho caratterizzato con una serie di accessori, e poi una Insta360 One X. Di questa vi ho già portato un video qui sul canale, andate a recuperarlo assolutamente, ve lo lascio qui sopra nelle informazioni perché merita molto secondo me. Perché ho fatto questa scelta e non mi porto in giro altre cose, come sapete che una volta giravo con le lenti Moment su iPhone eccetera eccetera, perché questi due accessori nella loro assoluta semplicità riescono veramente a darmi un linguaggio comunicativo veramente particolare. Lui con i suoi slow motion, con le sue stabilizzazioni, con i suoi time lapse è veramente fenomenale. Lei invece, se andate a vedere il video di Istanbul, capite quanto può raccontare in modo diverso un'esperienza, un'avventura. Secondo me questi due strumenti uniti con la loro tecnologia e le loro capacità possono davvero farvi portare a casa un contenuto molto diverso dal solito e sicuramente intrattenente ed ingaggiante. All'interno delle altre tasche, adesso andiamo nel dettaglio a vedere che cosa nascondono, c'è un powerbank, questo qua di Puro, vedete, nero opaco, USB-C e USB di tipo A, che mi permette nel contempo di caricare due dispositivi contemporaneamente, quindi posso caricare sia loro due sia eventualmente poi il mio iPhone. Spesso vado in giro infatti con questi cavi di Anker che sono fenomenali, semirigidi, comunque molto molto resistenti alla trazione, vedete, USB-C da un lato e Lightning dall'altro, certificati, e lui è molto carino perché ha anche un piccolo display, vedete, che ci indica poi lo stato di carica, così so quando posso o devo andarlo a ricaricare. Veramente molto leggero e compatto, è sicuramente la mia scelta preferita in questo contesto. Qui sopra, vedete, nella taschina divisoria abbiamo questo piccolo accessorio che trovo veramente fenomenale, è un treppiede pieghevole, super divertente come vedete anche nell'apertura, che può essere fantastico per essere innestato sotto uno di questi dispositivi, vedete che sono dotati tutti e due di una comoda vite da 3,5 e posso andare a utilizzarlo per fare dei timelapse o tenere ferma la camera quando c'è vento. Ricordatevi che io nella maggior parte dei casi non ho un operatore che mi riprende, quindi devo un po' arrangiarmi, e in questo caso vedete in un attimo posso allestire
qualcosa di molto 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 comodo. In un attimo si piega, vedete, lo possiamo buttare in tasca e fa veramente la differenza avere un treppiede così, perché è compattissimo e leggerissimo. E dovete anche immaginarvi che questa rimanga nella maggior parte del tempo nello zaino, mentre io vado ad attaccarmi le cose o allo zaino o in tasca nella parte esterna, per essere più veloce e più operativo. Nello specifico, se andiamo avanti a vedere quella che è per esempio la bardatura del mio DJI Osmo Pocket, vedete, è fatta da Polar Pro, la amo veramente tantissimo, è fatta benissimo dal mio punto di vista e mi permette di averlo sempre operativo e comunque ben protetto senza dover passare per il case ufficiale. Sapete che lui arriva in confezione con un case grigio un po' scomodo che insomma ogni volta va utilizzato per riporlo. In questo caso abbiamo sia questa piccola paratia, diciamo, di plastica che va a bloccarmi il gimbal, vedete, quando andiamo a spegnerlo in un attimo può essere bloccato ed evitare eventuali problemi di spostamento, ma soprattutto ha un case rigido che va a proteggerlo in caso di caduta, che mi piace veramente molto. Il case tra l'altro concede sia di tenere in considerazione la presenza di eventuali altri accessori come questa rotellina di cui vi parlo tra un attimo, sia di montare altri accessori, vedete qui sul fianco e qui sotto abbiamo una vite da 3,5 che ci permette di attaccare un po' quello che vogliamo. Molto utile anche il buchino che c'è nella parte inferiore, perché vedete io ci ho messo questo anello di metallo che lo rende ottimo per appenderlo per esempio allo zaino. Io lo appendo sullo spallaccio di sinistra, così è sempre pronto e operativo all'uso. Mi basta fare così e accenderlo ovviamente e sono pronto a fare una ripresa, e nella maggior parte dei casi questo fa sicuramente la differenza. Molto molto comoda questa rotellina, perché ci aggiunge una dimensione tattile in più e ci permette di avere un movimento molto più cinematico. Vedete, io posso usarla per alzare e abbassare la ripresa oppure per andarlo a muovere a destra e a sinistra. Ovviamente se muovo piano mi ritrovo a muovere anche piano la testa del gimbal e questo la rende appunto molto cinematica. Fa sicuramente la differenza avere un accessorio di questo tipo. Il tasto questo mi permette anche poi di fare un 360 della videocamera, questo di cambiare le modalità. Insomma, abbiamo a disposizione una serie di altri accessori. Sicuramente state vedendo in sovraimpressione alcune riprese fatte direttamente da lui e capite quanto può fare la differenza nel riprendere un viaggio. Vedete, poi in un attimo posso rimettere la sua piccola protezione e insomma buttarlo nello zaino o fare qualcosa. All'interno qui di questa scatola poi abbiamo ancora un piccolo accessorio, un pennellino di Moment, che in realtà non esiste in commercio, però vi lascio un'alternativa, diciamo, direttamente su Amazon, che ha la possibilità di andare a pulire le lenti con la sua spazzolina oppure di utilizzare il retro per andare a fare una pulizia ancora più di dettaglio, che può sicuramente fare la differenza se avete delle macchie, soprattutto se non prestate troppa attenzione a quello che è il vostro dispositivo di ripresa. Nella tasca principale, vedete, abbiamo anche la possibilità di usare un separatore che magari crea degli scomparti. Abbiamo un piccolo accessorio ufficiale, in realtà in questo caso di DJI, che però per essere utilizzato va a dover essere rimosso il case, insomma, protettivo. Una volta rimosso posso andarlo ad innestare direttamente nella parte inferiore, anzi posteriore, e connettermi, oltre ad appoggiarlo, posso anche connettermi al mio telefono via wireless. Questo mi permette di operare dei controlli senza doverlo tenere in mano. Può essere molto comodo per fare scatti da remoto, per fare delle riprese in movimento senza toccarlo ed evitare quindi per esempio il micromosso. Altra cosa che sicuramente fa la differenza in questo setup è questa coppia di quadrati neri, che probabilmente vi stupirà. Sono due ricevitori e emettitori, in realtà questo è proprio un microfono, della Rode, veramente fighissimi, li ho appena presi e ci permettono di mandare audio. Ovviamente possiamo sia mandargli dentro un microfono sia utilizzare direttamente questo quadratino nero dentro qualsiasi dispositivo. Io nello specifico per esempio parlo dentro il DJI Osmo Pocket quando sono in giro. Vedete, qui c'è un piccolo microfono, quindi noi possiamo clipparlo direttamente alla nostra giacca e utilizzarlo come vero e proprio microfono, carica via USB-C, mentre l'altro ovviamente va poi ad innestarsi all'interno del nostro vero e proprio Osmo Pocket. Come si fa a farlo? Ovviamente si utilizza un apposito accessorio, che è questo qui, un piccolo adattatore da USB-C a presa microfonica, con lei la quale va poi ad connettersi a questo comodo cavo e poi alla ricevente. Vedete, una volta fatto questo, loro vanno in pairing via wireless e io posso parlare dentro a questo anche a 100 metri di distanza e lui va comunque a registrare l'audio. Può essere molto comodo per fare appunto delle riprese un po' particolari. Sempre all'interno delle taschine qui sopra, vedete, abbiamo un piccolo adattatore, diciamo da presa, da multipresa qui del DJI a Lightning, che ci permette di connetterlo al nostro telefono, evitando quindi di passare dalla modalità wireless garantita da quell'accessorio che vi ho mostrato prima. Un piccolo panno per la pulizia, che può essere ottimo per andare a pulire gli schermi oppure appunto le lenti, e poi ovviamente un piccolo
pomellino di metallo, vedete che si avvita sulle cose, per esempio nelle viti da 3,5, e ci permette di avere un buco su cui far passare un filo, un cavo, qualcosa. Molto molto comodo. Detto questo, che altro dirvi? Ovviamente tutti i prodotti di cui vi ho parlato li trovate linkati qui sotto in descrizione. Ricordatevi di seguirmi sul mio account Instagram @8.climan e soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate con un bel commentino qui sotto. Noi ci rivediamo però sabato prossimo con il solito prossimo video.